Buongiorno ragazzi, in questa prima lezione vi presenterò che cosa siano i virus. I virus sono dei microrganismi acellulari, parassiti obbligati di cellule, eucarioti o procarioti. Devono utilizzare le strutture della cellula per svolgere tutte o quasi le loro funzioni vitali. In questa immagine, ad esempio, vediamo dei batteriofagi che attaccano i batteri. I virus, non avendo una vita vera e propria, non potendo svolgere funzioni da soli, da alcuni sono considerati una specie di robot biologici, programmati per agire in modo automatico, esattamente come i virus dei computer. Raramente i virus sopravvivono più di un certo tempo nell'ambiente esterno, normalmente hanno bisogno di un ospite. L'ospite è specifico, non possono normalmente infettare ospiti di tipologie diverse. Non è sempre vero, però la regola generale dice che essendo un virus specie specifico cercherà un determinato organismo da infettare e di questo organismo cercherà determinati organi e cellule alle quali andrà di preferenza a dare il suo attacco. Qua vediamo per esempio un virus, il quale sceglie di infettare una rosa risparmiando il nostro povero coniglio. In natura ci sono tantissime tipologie di virus che hanno sviluppato strutture esterne molto diverse in modo da poter attaccare ospiti diversi. Vediamo ad esempio l'adenovirus, che è un virus di una sindrome parainfluenzale, o un batteriofago, che attacca soltanto i batteri, come notate sono estremamente diversi. La dimensione dei virus, proprio perché attacca le cellule e entra nelle cellule, è veramente microscopica e sono praticamente invisibili al microscopio ottico. Bisogna utilizzare un microscopio elettronico. I virus sono composti almeno da due parti. Un capside, che è quello che vedete in immagine, che è formato da particelle proteiche, le quali dette capsomeri, si uniscono, si ripetono e formano una struttura esterna. All'interno di questa struttura abbiamo il core, ovvero il nucleo, se vogliamo chiamarlo così, del virus. Il suo acido nucleico, che può essere DNA o RNA. Alcuni virus possiedono anche un mantello, un envelope, un pericapside formato da pezzi di membrana plasmatica che hanno rubato al loro ospite, che rende a loro molto più semplice infettare gli ospiti successivi. Per replicarsi i virus di che cosa necessitano? Necessitano delle strutture all'interno della cellula ospite. Quindi devono iniettare le loro informazioni dentro questa cellula. Alcuni entrano completamente, sciolgono poi i capsomeri, liberano il core e il core va a sviluppare tutta una serie di strategie per potersi replicare. Questa replicazione dà origine a nuovi capsomeri che si vanno a assemblare e ecco che il virus può venire liberato dalla cellula ospite. Qua vediamo un ottimo schema molto sintetico di come funziona questo processo. Abbiamo un virus che si attacca sopra una cellula ospite utilizzando dei meccanismi biochimici. Riconosce delle proteine della cellula, il suo ospite, la sua cellula bersaglio, penetra o inietta, in questo caso penetra, all'interno della stessa. Libera i capsomeri, si scioglie, il suo nucleo comincia a utilizzare le strutture della cellula per sintetizzare nuovi capsomeri e nuovi core. Questi core vengono assemblati e rilasciati nell'ambiente esterno. Dall'ambiente esterno possiamo avere un'infezione nuova. I virus possono presentare o un ciclo litico o un ciclo rhizogenico o idrogeno. Il ciclo litico è quello più comune, il virus infetta la cellula, si replica all'interno e quando un certo numero di virus l'ha riempita, ecco che la cellula si spacca e questi vengono liberati nella vita. Un ciclo rhizogenico invece fa sì che il virus inietti il suo core nella cellula e utilizzi la replicazione cellulare per avere nuove copie del core. Il virus è come se rimanesse silente all'interno
dell'acido nucleico della cellula ospite. Qua vediamo una piccola animazione del funzionamento del ciclo lipido. Il virus entra, si replica, spacca la membrana cellulare e se la porta dietro. In questo caso abbiamo un embrio, un mantello, o se lo vogliamo chiamare così anche pericarsi. Ecco che qua vediamo un'altra rappresentazione di un virus batteriano. Ciclo lipido entra nella cellula, inietta in questo caso tramite questa struttura, questa guaina di protezione, inietta il suo acido nucleico all'interno del batterio, queste code di filamenti proteici lo hanno ancorato al batterio, lo riempie di sue copie che spaccano letteralmente la membrana e escono fuori. Può decidere per un ciclo lisogenico. Ecco che il virus si attacca alla membrana, il suo DNA si integra, se parliamo di DNA, a quello batterico, e il batterio si replica portando copie dell'acido nucleico del virus. Ci sono più trasmissioni possibili per un virus. Quella verticale tra madre e figlio normalmente avviene durante la gravidanza o durante il parto, molti virus si trasmettono in questa fase. Ma in realtà quella veramente di interesse è la trasmissione orizzontale. La trasmissione orizzontale avviene tra individui diversi. Che cosa vuol dire? Vuol dire che due individui possono tra di loro avere un contatto e con questo contatto di diversa natura il virus viene trasferito. Una trasmissione molto importante è quella aerea. Ad esempio, il medico tedesco Karl Kluge tra l'800 e il 900 scoprì che quando parliamo, starnutiamo, tossiamo, sfuggono dalla nostra bocca goccioline di saliva, le quali possono essere veicolo di patogeni. Dai suoi studi si è capito che ci sono delle distanze di sicurezza da mantenere per non essere investiti da questo tipo di patogeni. Ad esempio, questo qui è il virus dell'Ebola. Il virus dell'Ebola è attivo fino a circa 1 metro di distanza. Se noi andiamo a allontanarci, soltanto le particelle più piccole nebulizzano e raggiungono distanze maggiori. Esistono delle distanze di sicurezza per ogni tipo di virus, ma in linea di massima con la fonazione le goccioline arrivano a 30 cm circa. Quando starnutiamo la distanza supera i 2 metri fino ad arrivare quasi a 3 metri. Calcolate che con 45 metri al secondo questa trasmissione è praticamente istantanea a distanza del possibile. La tosse si colloca in un livello intermedio, circa 1 metro. Gli effetti che il virus causa possono cambiare a seconda naturalmente dell'individuo. Non tutti reagiscono nella stessa maniera al virus. Ci sono virus gastroenterici, ci sono virus dell'epatite, ci sono virus che non producono nessun tipo di effetto. Una cosa importante è che i virus non producono tossine, non sono batteri, non producono veleni di origine batterica. Farmacologia, come difenderci dal virus? Il mezzo più importante sono i vaccini. I vaccini sono delle particelle che vengono iniettate all'interno del nostro corpo e sono costituite essenzialmente in 3 modi. O sono virus attenuati in qualche modo, per esempio indeboliti delle metodiche fisiche, chimiche o biochimiche, possono essere totalmente inattivate queste particelle o addirittura usarle soltanto alcune parti del virus, come se fossero una specie di fotografia del virus che il nostro corpo, le nostre cellule del sistema immunitario imparano a riconoscere, producono degli anticorpi di difesa, questi anticorpi ci aiutano a riconoscere l'infezione vera e propria nel caso questa si attivi, nel caso questa arrivi a noi. E essendo già presenti, realizzano una risposta immunitaria velocissima, proteggendoci. Normalmente la produzione di un vaccino avviene identificando il virus, in questo caso abbiamo scelto un'influenza stagionale, si prepara il virus in laboratorio traendone un vaccino. Una volta che abbiamo tratto da questo virus preparato, attenuato, spezzettato, lavorato con metodiche molto raffinate in laboratorio, un primo vaccino,
Questo virus vaccinale, chiamiamolo così, questo particella vaccinale, deve essere replicato. Si inietta dentro un ospite, in questo caso delle uova. Queste uova cominciano a produrre tantissimi antigeni, perché il virus all'interno si replica, produce copie. Queste copie fa sì che si disperdano all'interno dell'organismo ospite uovo e possano venire purificate. Una volta purificate, noi possiamo trarre gli antigeni e questi antigeni, una volta iniettati nel nostro corpo, funzioneranno da vaccino, in quanto stimoleranno il nostro sistema immunitario a produrre anticorpi. L'immunizzazione appunto funziona così. Entra un agente infettivo, un virus, un batterio, può essere ucciso o attenuato. Naturalmente funziona anche con l'influenza. Noi prendiamo l'influenza, ecco che l'agente infettivo stimola la produzione di anticorpi, ma la stimolazione è conseguente magari a degli effetti negativi. Mentre con la vaccinazione questi effetti normalmente non si hanno, sono veramente molto attenuati. Quindi inseriamo l'antigene. Il nostro corpo produce anticorpi, questi anticorpi saranno in grado di riconoscere in un secondo momento nuovamente un'infezione dello stesso antigeno presente sul virus contro il quale ci siamo vaccinati. Quindi una malattia infettiva fa malare e produce immunità, mentre un vaccino produce semplicemente immunità, ci aiuta a difenderci. Questo è importante perché noi dobbiamo vaccinarci, appena possibile dobbiamo poter usufruire di questi virus. I farmaci normalmente non funzionano contro il virus, esistono degli antivirali. Non possiamo usare antibiotici perché gli antibiotici funzionano contro i batteri, mentre gli antivirali funzionano contro i virus. Purtroppo molti antivirali sono anche citotossici, danneggiano le cellule, danneggiano le nostre cellule e quindi una ricerca un principio attivo efficace può essere estremamente difficoltoso, in quanto efficace potrebbe essere anche dannoso. Grazie per l'attenzione.